Io innanzitutto ringrazio ognuno di voi per aver partecipato ad Estate in Irpinio. Chi in tutte le tappe, chi nella maggior parte, ma anche chi ha partecipato ad una sola tappa, penso che abbia colto il senso del valore del nostro territorio, che poi alla fine è il primo obiettivo che ha mosso questa iniziativa. Praticamente noi abbiamo deciso di valorizzare il nostro territorio, di difendere il nostro territorio. Questo non può che passare attraverso la conoscenza del nostro territorio, perché abbiamo visto noi stessi che forse è proprio la conoscenza che manca del nostro territorio. Non lo conosciamo bene, non sappiamo quali sono le sue potenzialità. Molti che hanno amministrato questo territorio ce l'hanno volutamente tenuto nascosto ed è per questo che oggi Irpinia non recita da protagonista in Italia, perché ci sono tanti altri territori che hanno molto meno, perché magari c'è qualcuno che è forte a livello paesaggistico, però poi non ha tutte le tradizioni. C'è qualche altro che ha delle forze non solo gastronomiche, però poi non ha le nostre vedute. Qua, questo territorio ha tutto per essere protagonista in Italia e nel mondo, perché oggi ce ne stiamo rendendo conto di quanti sono i turisti che vengono da fuori qui. Abbiamo l'enogastronomia di qualità, abbiamo queste meraviglie paesaggistiche, abbiamo i castelli, abbiamo la storia, abbiamo la cultura, abbiamo l'accoglienza, e sfido chiunque a dire che il nostro non è un territorio di accoglienza. Abbiamo l'acqua, 10 milioni di persone bevono grazie alle acque irpine, e quindi abbiamo tutto, e questo tutto può essere il futuro, può essere il nostro orgoglio, che viene rispettato nel momento in cui riusciamo a vivere una vita degna qui, non dovendo scappare, non emigrare è un'altra cosa, quasi fugge, perché qua arrivato a un certo punto non si riesce a trovare nessuno sbocco lavorativo, non si riesce a trovare nessuna possibilità, se non per qualcuno, e quindi sempre con le solite logiche. A queste logiche è inutile pensare di poterle cambiare pensando di sostituire un singolo amministratore, è il popolo che deve cambiare, siamo noi che dobbiamo cambiare, perché se noi siamo attenti alle ricchezze che possediamo e a fine di questo tour ne siamo coscienti, nessun amministratore può fare più gli sfregi ambientali che fa, nessun amministratore può venirci a dire ma qua non abbiamo niente, meno male che hanno fatto un pozzo petrolifero, non ce lo possono dire, non ci possono più venire a raccontare balle. E in quel momento noi ritorniamo padroni del nostro territorio. Diceva qualcuno che non è vero che abbiamo un forte orgoglio, parlavo con un professore, perché invece abbiamo scoperto il contrario. E invece c'è un fortissimo orgoglio, anche perché gli Oschi, i Sanniti, gli Irpini, abbiamo letto che c'è un fortissimo legame con il nostro territorio storico, quindi ce l'abbiamo nell'indole, viene naturale. Eppure questo è stato nascosto. Quindi la politica, è inutile parlare della politica come qualcosa al di fuori. La politica è quello che abbiamo fatto quest'estate, abbiamo fatto una politica fantastica, quella è la politica. Quella che avete fatto voi, ognuno di voi, quando dopo aver partecipato ha fatto una domanda, quando tornando nelle proprie case è rimasto affascinato da un paesaggio, quando ha deciso di spendere una parola buona per questa provincia, quando ha deciso al supermercato invece di comprare il Solopaca di comprare l'Aglianico. Tutto fa parte del cambiamento della provincia, della politica, del destino di questa terra. Quello che deve emergere è che, essendo noi pochi, perché la nostra provincia ormai è spopolata, c'è il bisogno fortissimo di trovare unità di intenti, di collaborare tutti insieme al raggiungimento di una sostenibilità del territorio, per non dover fuggire, per costruire il nostro futuro qua e per vivere una vita di dignità. Per tutti, non solo per qualcuno e il resto a fuggire, perché il nostro territorio io veramente lo amo e farei di tutto per il mio territorio, e non ci sarebbe nessuno in grado di potermi corrompere, perché non avrei più il coraggio di alzarmi la mattina e guardarmi nello specchio, la forza di andare avanti non ce l'avrei più. Se a me vengono a dire ti do 10.000 euro, fammi mettere una paleolica qui, io ti dico la paleolica sai dove devi infilartela? Ma proprio lì. La stessa cosa le antenne telefoniche, abbiamo visto in settimana gli accumulatori nella Valle Ufita. Cioè praticamente questa è una terra che è sotto attacco dal punto di vista energetico speculativo.
anche questo attacco che è fortissimo ed è potentissimo, perché quando si muove Terna si compra tutti, anche quello viene contrastato solamente dalla cultura dei cittadini, perché l'amministratore deve sentire quella spinta e deve sentire quell'orgoglio e deve sentire che si può anche incazzare qualcuno, e quello deve sentirlo, deve avere la chiara percezione che facendo una stupidaggine, uno sfregio al territorio, e domani si trova qualcuno sotto al comune che chiederà conto. Se non ha questa percezione, ha ancora la possibilità di raccontare qualche frottola e giustificarsi, in quel momento si continua così e questo territorio sarebbe condannato. Noi partiamo da uno svantaggio grandissimo. Questo territorio ha uno svantaggio grandissimo che è fatto degli ultimi 30 anni di abusi edilizi, di fabbriche già chiuse, di sperpero di denaro pubblico grandissimo. Però abbiamo i cittadini dell'Alterpinia, come abbiamo, si attivano? Non abbiamo neanche la ferrovia. Però quell'attività dei cittadini, dei giovani, dei ragazzi, degli anziani, perché poi alla fine nessuno è anziano fin quando non smette di sognare, quindi anche il discorso anagrafico vale a poco. Se si ha ancora la speranza si è giovani, ma se si è persa la speranza si è vecchi pure a 15 anni. E quindi detto questo, io credo che bisogna avere stima di noi, avere stima delle nostre potenzialità, del territorio, e rispettarci e unirci nelle comunità. Basta le beghe pure paesane, basta con queste cose, perché o ci salviamo tutti insieme o questo territorio non ha futuro. Quindi basta con la bega interna, non vado in quella strada dove c'è il monumento perché ho fatto casino 10 anni fa, il mio nonno con qui. Questo dobbiamo superarlo, dobbiamo avere la forza di voler superare anche questo. Percorrendo questa strada io penso che in pochi anni noi riusciremo a ribaltare quello che fino adesso è successo. E gli esempi sono sotto i nostri occhi, perché poi vedere 500-600 persone che partecipano a un'iniziativa senza finanziamenti, senza strani movimenti, ci fa pensare, ci fa capire che allora c'è una forza sotterranea incredibile, che è quella propria del territorio. Ma anche in ambito lavorativo, tanti giovani che poi, si ingegnano. Esatto, perché poi al centro della cultura, io penso che sia direttamente anche economia, è il passo subito successivo, quindi la creazione anche di posti di lavoro, sempre rispettando la vocazione del territorio. E io spero vorrei ancora spendere un'ultima parola per tutti i soci che hanno messo a disposizione le macchine, il loro tempo, l'organizzazione, le chiamate, perché tutto questo è stato difficile, però non l'abbiamo fatto con felicità e con orgoglio. E un giornalista mi ha chiesto se lo rifaremo, ho risposto certamente che lo rifaremo, cercheremo anzi ci sarà anche un inverno autunno, primavera, tutte le stagioni. Tutte le stagioni, quindi grazie a tutti e cerchiamo di continuare così.